Queste sono le 10 carte Pokémon che ti cambieranno la vita. Avremo tre prezzi, quindi italiano, inglese e giapponese, e uno dei tre deve essere sotto i 30 euro. Ma prima di tutto lascia like e commenta se le prossime carte che vedrai anche tu le avevi in mente. Partiamo dalle AR proprio di Scarlatto e Violetto. Andiamo subito in un'espansione uscita un po' dopo, quindi Ossidiana Infuocata, e abbiamo il Ninetales AR. Una carta spettacolare che fa vedere ovviamente al centro un Ninetales immerso in una foresta fatata. Ma parlando del prezzo, abbiamo tre prezzi. Inglese 8,50€, italiano 9€, giapponese 2€. Una carta che sicuramente esploderà. Seconda R, siamo sempre su Ossidiana Infuocata e abbiamo questo fantastico Scizor, che rappresenta una battaglia territoriale probabilmente, perché ci sono appunto due Scizor che combattono dandosi il colpo di grazia, ed è proprio una scena di quelle hollywoodiane che si vedono nei film western. È una cosa fantastica. Ma parlando di prezzo, inglese 4€, italiano 5€, giapponese addirittura siamo tra l'euro e il 2€, quindi parliamo veramente di una cifra irrisoria che merita assolutamente questa carta. Ci spostiamo da Ossidiana Infuocata per andare a Paradosso Temporale. Parliamo di una carta con un Pokémon di seconda gen apprezzatissimo, il Magby, che qui è assurdo, si sta facendo un bagno dentro un vulcano, mentre fischietta con tranquillità qualche fiamma. Ma parlando di prezzo, inglese 4,50€, italiano 11€, giapponese 1,50€. Già qui potete vedere la differenza di prezzo che c'è tra le lingue. Tra la lingua italiana e quella inglese ci sono più di 6€ di differenza. Rimaniamo sempre su Paradosso Temporale e qui ragazzi, tocchiamo una delle carte più belle, secondo me, mai uscite nell'era Scarlatto e Violetto. Sì, stiamo parlando proprio di lui, dello Steelix. Quanto è bello vedere questo Steelix nella vita quotidiana, usato dagli operai per costruire un palazzo, probabilmente, nel mondo Pokémon. È assurda! Ecco, e questa carta è un po' particolare, perché in inglese parliamo di 19€, in italiano su Car Market, che ultimamente è un po' manipolato sulla lingua italiana, sta a 60, ma se guardate tra i venduti di eBay sta dai 20 ai 30€. E in giapponese, come al solito, le R sono molto più basse e sta a 3€, quindi se lo volete per semplicemente la bellezza della carta, giapponese tutta la vita. Se volete guadagnarci, ma qui stiamo parlando di questo in questo video, tocca prenderla inglese o italiana, che prima o poi esploderà. Prima di passare alla quinta AR, che è una vera e propria bomba, alcune menzioni onorevoli come l'Yveltal e il Metagross, che non sono in questo video, ma ragazzi, anche quelle carte assurde e secondo me esploderanno. In più abbiamo alcune carte bonus tra AR e SAR che fanno parte del nuovo set segreto fiabesco, ancora un po' incerto sui prezzi, ma i Pokémon sono una garanzia. Però questi li menzionerò soltanto a fine video, quindi lascia like e commenta. E per ora ci troviamo d'accordo? E la quinta R è questo fantastico, superlativo, splendido, atomico Gastly, che è in una casa infestata, circondato da altri Gastly, Hunter e Gengar, mentre un Meo li guarda mezzo impaurito. È la perfezione. Inglese 20€, italiana si trova su Car Market sulla quarantina d'euro, ma su eBay ho visto qualche venduta tra i 10 e i 20€. In più, in giapponese, solo 4€. Questa sicuramente non mancherà nella mia collezione. E qui Crepuscolo Mascherato ha fatto il botto con questo Chansey, che è veramente assurdo. Rappresentato in un centro Pokémon, mentre porta delle robe, dei farmaci, dei libri, non si capisce bene, ma con attorno un sacco di Pokémon della prima gen, tra cui Bellisprout, il Chansey stesso, lo Snorlax, lo Psyduck, il Ditto e addirittura un Blissey, l'evoluzione di Chansey. Ma quanto è bella questa carta! E il prezzo? Il prezzo in realtà è anche abbastanza basso per una carta così bella, e sono sicuro che aumenterà nel tempo. 11€ in inglese, 23 in italiano, ma su eBay nei venduti c'è qualcosa a meno, e ben 2€ in giapponese. È una cifra ridicola per una carta così bella.
Per ora le AR le mettiamo da parte, ma vi ricordo che ci saranno anche quelle bonus. E passiamo alle SAR, sempre scarlatto e violetto. E la prima è proprio la rappresentante di scarlatto e violetto, cioè il Miraidon EX Alternative Art del set base di scarlatto e violetto. È una cosa spettacolare. Qui il 100% della bellezza della carta è dovuta al contesto e a quello che gira attorno al Pokémon. Oltre, ovviamente, il Pokémon stesso. Il prezzo per una SR così bella e che ho voluto assolutamente nella mia collezione e che c'è, è veramente ridicolo. Inglese 18 euro, italiano 21 euro e giapponese, che le SR le aumenta sempre un po' di valore, sta a 30 euro. E se abbiamo parlato di Miraidon EX Alternative, non può che esserci anche Coraidon EX Alternative. Questa carta non mi fa impazzire il Pokémon in sé per sé, ma ragazzi, il contesto, il dove si trova, tutto quello che c'è attorno al Pokémon è una cosa fuori di testa. E se non ci credete, costa anche meno che il Miraidon. 14 euro per la versione inglese, 15 euro per la versione italiana e un pochino di più per la versione giapponese, 35. Siamo leggermente fuori al budget, ma io ci penserei per una carta così bella. Rimaniamo sempre su scarlatto e violetto del set base praticamente e parliamo del Gardevoir. Ok ragazzi, qui premessa, il Gardevoir è molto bello, ma per renderlo stupendo tocca unirlo alle AR di Kirlia e Ralts, che costicchiano un po' tanto. Non sforano il budget dei 30 euro e in realtà neanche questo Gardevoir, tranne che per la versione giapponese. Ma parliamo un attimo dell'illustrazione. Quanto è bello vedere la storia del Pokémon, oltre le evoluzioni, perché parte da Ralts con l'allenatrice che è una bambina, fino ad arrivare all'allenatrice che è un'adulta e è lì col marito, e il Gardevoir che l'aiuta. È una cosa fantastica, un quadretto che ci sta troppo bene nella vostra collezione. E il prezzo è super contenuto per la versione inglese 25 euro, italiana 27 e la versione giapponese purtroppo è molto cara, quindi sta sui 70 euro, ma io prevedo che la versione italiana e inglese arriverà sicuramente a quella giapponese. Ultima carta che non fa parte di quelle bonus, parliamo del set Paradosso Temporale e parliamo dell'Altaria EX. Fermiamoci. Il Pokémon in sé per sé è molto bello già di suo, ma qui il contesto che ha, il paesaggio che c'è è una cosa fuori di testa. Ti ricorda tantissimo Hoenn, dovuto dal fatto del mare unito alla terra, ed è una cosa pazzesca, con i Wilgur sotto che volano all'Altaria. Mi ricorda tantissimo l'Aerodactyl B Alternative dell'era Spada e Scudo Origine Perduta, ma questa è ancora più bella. Prezzo super contenuto per la versione inglese 25 euro, per la versione italiana un tantino più cara, sfora il nostro budget, ma su eBay qualcosino visto anche venduto a meno, parliamo di 45 euro, e per la versione Jap, che è incredibile, parliamo di 22 euro. Quindi ragazzi, per una SR è veramente regalata. Ma prima di passare al 5 carte bonus, vi chiediamo un like, l'iscrizione e soprattutto, voi avete in mente qualche previsione di qualche carta che potrebbe sparare nel tempo? Lasciatelo qua sotto nei commenti, così sia noi dei Toroeg che qualcuno che leggerà i commenti potrà investire sulle vostre carte. Prima carta bonus, parliamo di Segreto Fiabesco, che deve ancora uscire al momento che stiamo registrando questo video, e parliamo della AR di Persian. Un minuto di silenzio per questa AR, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Un Persian che si specchia in una finestra e nel frattempo vede la città, probabilmente dall'appartamento di Giovanni. E questo come facciamo a dirlo? Perché è tutto scarlatto, come nei giochi dove appariva Giovanni. Aveva sempre qualcosa di scarlatto attorno, soprattutto i divanetti. Ma di quanto stiamo parlando? Essendo che in Occidente il set adesso ancora deve uscire, la carta è abbastanza alta, ma a breve si abbasserà sicuramente per poi schizzare nel tempo. 33 euro in inglese, quindi leggermente sopra il budget, ma non prendetela adesso, consiglio personale. 90 euro in italiano e ben 5 euro in giapponese. Sì, perché in giapponese è uscita da tempo e si è assestata. Seconda carta bonus, sempre una R di Segreto Fiabesco, e parliamo di questo fantastico Houndoom, Pokémon super iconico, mentre vi
viene rappresentato in una battuta di caccia con altri Houndoom su uno sfondo molto scuro, ma probabilmente in un bosco. Pazzesca come carta. Prezzo abbastanza basso per l'inglese, 22 euro, ma sicuramente si abbasserà, 44 per l'italiana, quindi molto alto, e solo 4 euro per la giapponese. Ultima AR bonus, ma dopo ci saranno anche le SAR, parliamo di Orsi di Segreto Fiabesco. Ragazzi, poco da dire, paesaggio stupendo, in fondo al mare, Pokémon super iconico, rappresentato lì al centro, l'Orsi, che non vi guarda neanche, guarda sulla superficie. È una cosa fuori di testa. Il prezzo anche abbastanza contenuto, ma vi ricordo, ancora deve uscire, ancora i prezzi si devono assestare. In occidente 16,50 per la versione inglese, 18 per la versione italiana e solo 3 euro per la versione giapponese. Questa carta è un affare garantito. Ma dato che parliamo di Segreto Fiabesco, e probabilmente quando uscirà questo video sarà anche uscito Segreto Fiabesco, com'è questo set? Ce lo fate sapere? Perché sono ancora indeciso se aprirlo o no. E per le due SAR bomba che sono bonus, lascia like e iscriviti al canale. La prima SAR è una promozionale ed è il Greninja EX Alternative, promozionale proprio di Segreto Fiabesco. Quanto è bella questa carta! Io lo so che in questo video l'ho detto troppe volte che sono belle le carte, ma sono effettivamente stupende. Molto simile alla carta uscita in Crepuscolo Mascherato, ma meno colorata e più con i colori stile giapponese, stile disegno molto tipo affresco giapponese, una roba molto particolare, molto molto bella e affascinante. Ora come ora è a un prezzo anche abbastanza basso, ma sicuramente quando usciranno le collezioni ovunque si abbasserà tantissimo, fino a comprarla forse anche a un paio d'euro, 3 euro, 4 euro esageratamente. Adesso sta a inglese 10 euro, italiano 16 euro. Per ora la versione giapponese ancora non c'è. E concludiamo questo video con l'ultima carta bonus, in assoluto la SAR più bella di Segreto Fiabesco. Questo Kingdra è assurdo, mi ha fatto rivalutare completamente il set. Un Kingdra che risale una cascata come nella leggenda giapponese è assurdo, cioè non trovo parole per descriverlo. Versione inglese 9 euro, versione italiana 15,50, ancora abbastanza alta, ma una carta che sicuramente non mancherà nella mia collezione. E ragazzi, piccolo consiglio, non deve mancare neanche nella vostra. È una promozionale, è vero, ma quante volte nella storia dei Pokémon ci hanno insegnato che le promozionali possono schizzare tantissimo di prezzo? Piccolo esempio, Umbreon e Darkrai, Espeon e Deoxys, oppure anche il Mewtwo corazzato, ci sono tanti di quegli esempi assurdi. Quindi questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video, lascia like, commenta, iscriviti al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!